Ora, il segreto della buca del mulino è quello di... Non colpire le pale. Tombolino! Ma che strano. Non è uscita dall'altra parte. Rod, tu hai la manina piccola da femminuccia. Infilala dentro e ripescala. Una mano! Ai! Papà, qualcosa mi ha aggredito! Oh, andiamo, Rod. È solo una pallina incastrata. Va bene, la prendo io. La pallina ha baridato, eh? Ti aiuto. Smettila di pavoneggiarti, Seymour. La prendo io. C'è qualcosina qui dentro? Sembra un sacco pieno di carne. Stiamo intrappolati. Oh, non possono saltarla questa buca. Avanti, papà, infilala tu la mano e senti che cos'è. C'è proprio qualcosina qui dentro. Forse sono regali per tutti noi. Può essere qualunque cosa. Dall'odore sembra un orso. Chi se ne frega di che cos'è? Monossidiamola. Oh, perché la gente cerca sempre di ammazzarmi? Dobbiamo andare via di qui. Erano proprio delle personcine, hanno profanato il nostro verde! Ed ora sono là fuori, tutti nudi come Dio li ha fatti, che vergogna! Maronnero, Carmine, quelli escono solo di notte, o in questo caso in pieno giorno. Li deve acciuffare! Pensi ai bambini, qualcuno per favore vuole pensare ai bambini, no? E va buono, va buono. Ecco qui, Rex, annusa bene. Poveril, gli mancava solo un giorno alla pensione. Marge, possiamo scambiarci di posto? Non mi fido di questi qui. Dobbiamo raggiungere casa prima che qualcuno ci veda. Sai, tutto questo rischio mi sta attizzando da morire. Ok. Jill, grazie a Dio sei tu, ci devi aiutare. È per questo che sono qui. Voglio dire, siete giovani, avete successo. Siete nudi. Volete un'auto con la radio, vero? A voi piace la musica, vero? Cia, 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 cia. Un momento, un momento, un momento! Non andate via! Oh no, oggi no, questo no! Avevo già pregustato il sapore dei soldi. Ma buono, guaiù, quei nudisti sono da qualche parte. Sparpagliatevi! Oh, siamo circondati, Marge. Forse dovremmo arrenderci. Ma pensa allo scandalo. Sarà una gran festa per i giornali scandalistici inglesi. Ci resta una sola cosa da fare. Aggrappati alle maniglie, Marge. Afferrate. Ho rubato la mongolfiera. Io lì ci vivevo. Beh, finché le cose non miglioravano, certo. Oddio, il fornello elettrico. Mi mancavano soltanto due rate. Ok, credo di aver capito come funziona. Si va su e giù, ma non a destra o a sinistra, né indietro nel tempo. Ah, vestiti, siamo salvi. Oh, questi sono sgualciti. Prendili e basta. Sto bene, tesoro. Ora, ascolta attentamente. Devi tirare il coso che sta vicino all'altro coso, capito? Il coso vicino all'altro coso. Intendi questo coso qui? Ah, no! Non era quello, il coso. Rendiamo grazie al Signore per questa magnifica cattedrale di cristallo che ci permette di ammirare la sua grandiosa e meravigliosa creazione. Oh. Ora presto, ammirate il favoloso pavimento di parquet del Signore. Occhi sul pavimento, ancora sul pavimento, sempre sul pavimento del Signore. Le chiappe! Non mollare, papino! Atterraggio! Grazie! Wow! Molta gente alla piscina! Tesoro, mi si stanno separando le spalle! Ok, scendiamo!